Quindi iniziamo diciamo, l'incontro. Intanto nel ringraziare chi ci ha dato l'opportunità di stare qui attraverso la Confimea, io devo ringraziare l'onorevole Nicola Carré, il quale ci ha ospitato in questa sala. Lui non è presente perché per altri motivi istituzionali e quindi noi ci godiamo questo pezzo di mondo che è anche nostro, insomma. Devo ringraziare il dottor Davide Bordoni, che ancora non è arrivato, quindi lo farò in seguito, insieme a Umberto Capoleoni, che è il vice sindaco del mio paese di Palestrina. Mi metto più vicina. E poi vorrei ringraziare intanto il mio gruppo di lavoro, a partire dall'avvocato Giuseppe Altieri, dottor Giancarlo Izzi, ai consiglieri ANCSA che sono presenti in sala e allo staff di supporto, che sono Maurizio e Pietro, che sono gli operatori che seguono la parte amministrativa e dei media. La platea dei soccorritori stradali, che si è presa la briga di fare tanti chilometri e venire qui oggi, e li ringrazio ad uno perché sono contenta che siano presenti e sono contenta anche di stare qui a dire cosa stiamo facendo, perché questo è un percorso che abbiamo iniziato partendo da qui, ma non ci fermeremo perché avremo modo di girare un po' l'Italia e quindi saremo presenti sul territorio, avremo l'opportunità di fare degli incontri mirati proprio sulla base di quelle che sono le aziende. E in questo giorno scelto dal Consiglio e supportato da Confimea, la quale ringrazio il dottor Nardella, che è diciamo, il presidente di questa grande organizzazione, ci ha dato l'opportunità di incontrarci e di stabilire delle cose che andremo a fare nel prossimo futuro con il sostegno loro, perché ci sono vicini e ci sono in confederazione. Abbiamo fatto un gruppo di lavoro, per cui li ringrazio ancora più sentitamente, insomma, perché insieme si raggiungono dei grandi obiettivi e questo ci fa onore e appunto un grado di più di importanza. Allora, oggi ci troviamo a condividere con i presenti un impegno e una coesione che dura da 50 anni. Sono 50 anni che è nata l'ANCSA, nel 1973. È vero, non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo di essere riconosciuti come categoria, ma mai come la forza che ci abbiamo messo e diciamo un po' la scarogna, perché i governi sono caduti e ricaduti e ricaduti, e quindi per ben 3 volte stavamo per raggiungere l'obiettivo e purtroppo ci è sfuggito di mano. Però ora mi sento di dire che siamo sulla strada giusta e non vorrò smentirmi, per cui a settembre vorrei fare una gran festa per aver perseguito e ottenuto un obiettivo al quale ci tengo moltissimo e non sono la sola a tenerci, perché i miei collaboratori sono anche loro delle forze e delle potenze che mi spingono ad andare avanti nonostante le avversità. Quindi ci troviamo appunto a condividere intanto un cinquantenario di un'associazione che non ha mai mollato. Non ha avuto questo risultato, ma ne ha avuti tanti altri, per cui anche di questo sono fiera, insomma, di aver seguito questo percorso. E poi anche in onore del vecchio presidente, dottor Meoni, che comunque lui ci ha sempre dato un supporto e un aiuto anche al di fuori della situazione, per cui mi sento di ringraziarlo. Scusate se leggo, se comunque prendo appunti, perché sono talmente emozionata che mi rimane un po' più. Grazie. Grazie. La priorità di ANCSA è la categoria, al fine di ottenere il prezzo minimo. Noi abbiamo lo scontro frontale col fatto che non veniamo, diciamo,
non veniamo compensati per lo sforzo che facciamo. Abbiamo un'attività H24, siamo il portavoce delle istituzioni perché comunque siamo un servizio pubblico essenziale, quindi la nostra presenza ci dà lo spazio per poter dire al mondo, perché comunque noi trattiamo qualunque tipo di situazione, che abbiamo coraggio di farlo, perché noi dormiamo con il telefono sotto il cuscino. Cioè praticamente non dormiamo. Lavoriamo H24, per cui ci riteniamo un po' stanchi di questo che facciamo. E perché non valutarlo? Perché non renderci la possibilità di compensare questi che sono i nostri sforzi? Rischiamo ogni momento della nostra esistenza, perché quando ci chiamano per andare a prendere un incidente, non sappiamo mai cosa dobbiamo affrontare. Quindi andiamo a scatola chiusa. E lì dobbiamo inventare la qualunque per rendere il servizio efficiente ed efficace. Quindi oggi siamo qui a dirlo ad alta voce e a far capire alle forze dell'ordine che ci siamo, ma alle istituzioni che siamo indispensabili, che rappresentiamo una nicchia di attività che va considerata e portata all'evoluzione, perché ora subiamo solo umiliazioni di una categoria senza identità. Siamo una categoria senza identità e la facciamo e la svolgiamo ciò nonostante. E quindi voglio chiedere proprio ai ministri, a coloro che ci governano, di considerarci, di renderci giusto quello che è nostro, insomma. E poi non vorrei essere considerato un soccorritore di serie A o di serie B, io vorrei essere un soccorritore professionale, per cui voglio istruirmi, voglio formarmi, voglio rendermi capace di operare e di non arrecare danno né a me e né a coloro che vado a soccorrere. Perché in alcuni casi, se noi non arriviamo velocemente, se noi non arriviamo per tempo, accade il peggio dietro. E poi lavoriamo su luoghi che portano comunque un atteggiamento dobbiamo guardarci alle spalle. Noi operiamo in autostrada, operiamo sotto le gallerie e non sappiamo cosa ci può succedere in quel momento. Quando usciamo di casa andiamo incontro al pericolo. Noi siamo chiamati per andare a togliere le macchine dove ci sono le fughe di gas. Ma se qui salta tutto, noi siamo lì. Ci chiamano perché cadono i cornicioni. Dobbiamo togliere le macchine che stanno sotto i cornicioni. Ma quale importanza ha la macchina a fronte della mia vita? Eppure andiamo, siamo lì, siamo presenti e lo facciamo. E allora, qualcuno, dico adesso, speriamo che arrivi, perché io devo ripetere tutte queste cose ad alta voce e spero che le senta anche registrate, perché comunque il Ministero dei Trasporti dovrà prendere iniziativa. Me l'hanno detto e ridetto, ma ora lo devono fare. E quindi io oggi sono qui a dirlo nella loro casa e nella nostra casa, dove voglio elevare un grido di richiesta, perché io sono in pericolo e posso mettere in pericolo anche gli altri, perché se io non mi alzo e non vado, quello che succede dietro è peggio di quello che io porto avanti. E quindi per adesso diciamo che siamo qui a seminare un percorso e spero di essere ascoltata ad ampie orecchie proprio e anche da più di uno, non da un solo soggetto o da una sola organizzazione, perché noi tocchiamo tanti ministeri, Ministero del Lavoro, Ministero dei Trasporti, il Ministero della Salute, perché i nostri dipendenti rischiano la vita. E l'abbiamo visto nell'attività della pandemia. Noi c'eravamo e abbiamo dato a nostro rischio e pericolo. E poi tutto il sistema dovrebbe, non voglio essere premiata, io voglio essere considerata. Ed è una cosa che debbo riuscire a far sentire. Quindi ognuno di noi qui presente, se ha una forza che può dare
diciamo, ascolto di più a queste parole, a queste grida di aiuto, la deve adoperare in ogni angolo, anche se fosse l'ultimo della scaletta dei politici, perché ci siamo. Adesso non vi tedio più perché credo che ho dato, diciamo, fin troppo spazio alla chiacchiera e do la parola all'avvocato che è il supporto del nostro centro studi per una delucidazione sul fatto che lui si destreggia per dare un motore. È il motore della materia, praticamente mi guarda la parte legale, istituzionale del sistema. E quindi lo ringrazio per questo impegno, perché è un consigliere di ANSA e gli do la parola. Allora, come buongiorno a tutti, abbiamo ascoltato e soprattutto percepito il sentimento che anima la nostra Presidente nell'affrontare le battaglie quotidiane, non solo in termini di attività, di lavoro, ma soprattutto per dare una figura giuridica strutturata a questa categoria di lavoratori e di imprese che oggi ha ancora più necessità che questo avvenga. Il senso del mio intervento è esattamente quello di elencare, naturalmente in termini molto sintetici e non tecnici, con un tecnicismo esagerato. Il mio intervento, dicevo, è quello di indicare le ragioni per le quali questo incontro lo stiamo facendo nella sede istituzionale del Parlamento italiano, che è la Camera dei Deputati. Vedete, la Camera dei Deputati è esattamente il luogo dove si formano le norme, si forma la legge, insieme al Senato della Repubblica. E la decisione di assumerla qui, questo incontro, di fare un ragionamento insieme oggi, è quello esattamente di presentare quella che è l'esigenza, che diceva Eleonora prima, quella che è l'esigenza fondativa, che è quella di dare all'interno di un quadro di carattere generale, dei principi di carattere generale, dare un quadro normativo organico a una materia che non lo ha e della quale si sente il bisogno. Naturalmente siamo affiancati in questo da Confimea, che ha fatto, per certi aspetti, della necessità della normazione elevata, Presidente. La propria linea guida, e cioè quella di, oltre a formare le imprese, sostenerle in quelle che sono le attività produttive, ma anche una esigenza di modernizzazione del paese, e l'esigenza di modernizzazione può arrivare quando le categorie produttive portano in Parlamento quali sono le loro esperienze e quindi dal lato della base dicono c'è bisogno di questo. Eleonora diceva prima e oggi ci occupiamo del soccorso stradale. Lo diceva prima Eleonora che avverte la sensazione di essere un componente fondamentale del sistema della circolazione stradale, ma di non avere un riconoscimento. È chiaro che il taglio che noi diamo è quello di un taglio di carattere di tutela dell'interesse generale. L'interesse generale che noi avvertiamo è quello della sicurezza della circolazione. Ebbene, il quadro normativo, i principi fondativi del settore, mi avvio a entrare nella materia per illustrare un po' perché c'è l'esigenza di una normazione. Non è che questa è un'esigenza che nasce, non è questa un'esigenza che nasce dalla velleità dell'esercente del soccorso stradale, l'avvertiamo perché il quadro normativo è un quadro normativo non strutturato, cioè voi non trovate, noi non troviamo una norma precisa che indichi che cos'è il soccorso stradale, qual è la sua regolamentazione, qual è la tutela degli interessi ai quali questo si rivolge e come soprattutto come si innesta all'interno del quadro generale della circolazione stradale
nella sicurezza della circolazione. Vedete, l'articolo 1 del codice della strada dice che compito principale dello Stato è quello di garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale. All'interno di questo quadro vi è un altro elemento di principi di carattere generale, perché noi che viviamo all'interno di un quadro, di un complesso di norme anche di regolamentazione comunitaria, anche a livello comunitario vi è un quadro normativo che è determinato da una direttiva comunitaria, la 2008-96, dalla 2008 del 96. Un secondo, interrompo un attimo. Dottore, prego, il suo posto è qua. Dottor Bordoni. Prego. Riprendo un piccolo riassunto. C'è stato già l'intervento della nostra Presidente, che si è perso molto appassionato. Adesso dovrà assorbirsi il mio, che tecnico. Allora, stavo dicendo prima che la esigenza di essere qui per avere un quadro normativo ben definito è perché c'è un quadro, dicevamo, di principi di carattere generale che avevo elencato prima, che sono individuati nell'articolo 1 del codice della strada, che individua come compito fondamentale dello Stato quello della sicurezza delle persone nella circolazione stradale, e la direttiva comunitaria che individua nel soccorso stradale, quindi nell'efficienza del soccorso stradale, uno degli elementi strutturali per i quali c'è la si realizza la sicurezza della circolazione stradale. Quindi, se il quadro all'interno del quale si deve muovere il sistema normativo che regolamenta la circolazione stradale, e quindi con esso il soccorso stradale, se il quadro è quello della sicurezza delle persone, non c'è dubbio che noi ci troviamo di fronte a una normativa frammentaria. Voi non trovate delle norme specifiche che regolamentano il soccorso stradale, troviamo delle norme che sono poste all'interno di testi normativi differenti, che sono l'articolo 175, e peraltro li troviamo in maniera indiretta, cioè per dire il legislatore, figuratevi che per dire che c'è necessità del soccorso stradale tecnico, nel senso ci deve essere una persona qualificata con un mezzo qualificato che possa entrare su strada per eseguire gli interventi, l'articolo 175 del codice della strada ci dice che c'è un divieto di traino, cioè in sostanza c'è il divieto di traino, quindi per cui i veicoli che sono fermi debbono necessariamente essere soccorsi in qualche maniera, quindi viene per via indiretta la necessità del soccorso. C'è però all'interno sempre del codice c'è un altro divieto, quindi c'è il divieto di traino, il divieto dei pedoni in autostrada e l'obbligo della rimozione dei veicoli. Quindi, se voi prendete queste norme e le mettete all'interno di un fatto, qual è quello del veicolo fermo per avaria o per incidente o per altra cosa, vi accorgete che queste norme impongono poi che ci sia qualcuno che faccia un intervento e che debba fare un intervento. E rispetto a questo aggiungo in citazione una norma che si trova però accantonata all'interno del codice della strada, che è l'articolo 374, che dice che sull'autostrada chi esercita l'attività di soccorso stradale, cioè chi interviene, io non posso chiamare mio fratello perché quando mi sono fermo non posso trovare, devo trovare un soggetto qualificato, cioè dice chi entra in autostrada per svolgere l'attività di soccorso stradale deve essere un soggetto autorizzato. Quindi abbiamo, che cosa abbiamo visto? Abbiamo un luogo che è l'autostrada, abbiamo dei divieti, quindi io non mi posso inventare, chiamo tizio che mi prende con l'auto sua e mi aggancia, non posso camminare a piedi, devo rimuovere l'auto. E poi si dice ci deve essere un'autorizzazione. Non manca però qui poi una norma di chiusura che dica quali sono i requisiti per avere l'autorizzazione ad entrare in autostrada. Aggiungiamo un altro elemento normativo, che è quello, un decreto ministeriale del 2002, che riguarda la regolamentazione del cantiere provvisorio in autostrada, cioè
la necessità di predisporre delle cautele quando si va a fare un intervento, perché si fa l'intervento durante un'attività di circolazione stradale, e tutto questo viene racchiuso poi in una semplice direttiva ministeriale, che è la numero 4956 del 24 maggio del 99, che indica in buona sostanza come bisogna mettere i vari segnalatori in autostrada, ma non c'è un'indicazione della professionalità. Si parla di professionalità, ma senza indicazione e senza la specificazione di come si ottiene la professionalità e come e su quali elementi deve essere indirizzata questa stessa professionalità. Manca anche una indicazione riguardo ai mezzi, alle qualità dei mezzi, come devono esserci. Quindi, se questo, voi vi rendete conto che se questo è il quadro normativo sul quale il settore si sviluppa, e ci sono delle imprese che noi rappresentiamo che debbono lavorare all'interno, devono agire all'interno di questo quadro normativo, ma operando in condizioni di difficoltà, come diceva prima Eleonora, se noi da questo quadro normativo ritorniamo a quello che ho detto prima, che erano i principi di carattere generale, e cioè che il quadro normativo deve essere orientato alla sicurezza della circolazione stradale, ebbene noi ci accorgiamo che questa sicurezza della circolazione stradale, così come è posta, non c'è. Perché è vero che hanno limitato la possibilità che io chiami i miei amici a venirmi a prendere per strada, ma non è normato chi è che poi deve entrare per strada. E allora l'esigenza della certezza della circolazione stradale, e cioè che non ci siano dei fenomeni tali per cui il sistema del soccorso stradale sia organizzato dal primo che passa, cioè io prendo un carro attrezzi, lo compro e divento per questo immediatamente soccorritore stradale, vi accorgete che queste esigenze di sicurezza della circolazione stradale sono quelle esigenze che spingono il mondo del soccorso stradale a chiedere, ecco le ragioni per le quali siamo qui in questa sede, a chiedere che ci sia una regolamentazione organica. Per regolamentazione organica intendiamo una istituzione di una figura professionale che venga normata professionalmente, cioè che all'interno del codice della strada venga inserito un punto fermo, e cioè può svolgere l'attività di soccorso meccanico colui il quale è iscritto nell'elenco dei soccorritori stradali, perché ad oggi l'elenco del soccorritore stradale non esiste. E questo è quello che si vuole realizzare, perché vi accorgete che nel momento in cui io istituisco per legge il soccorritore stradale, individuo una categoria particolare, e nell'individuare la categoria del soccorso stradale necessariamente devo porre i confini. E quando si pongono i confini sono rappresentati da quelli che sono i requisiti di natura personale e di natura imprenditoriale. I requisiti di natura personale, in fondo, che si ricollegano su che cosa si ricollegano sempre? Se il nostro elemento portante è il faro che individua qual è la direzione che bisogna assumere, è quella della sicurezza della circolazione stradale, non c'è dubbio che l'elemento personale si caratterizza per la professionalità, cioè bisogna che ci siano soggetti formati che siano in grado di intervenire sulla strada nelle condizioni di difficoltà che diceva Eleonora, per evitare che coloro i quali intervengono, ma soprattutto e anche coloro i quali che continuano la circolazione stradale, non vengano ad essere coinvolti in ulteriori elementi di tragicità che poi si possono verificare. E allora la ragione per la quale siamo qui, l'istituzione dell'albo del soccorso stradale, che abbia all'interno dei requisiti stringenti in termini di professionalità, e cioè si individuano quali sono queste professionalità, che abbia dei requisiti stringenti in termini di mezzi d'opera, perché sono mezzi d'opera particolari. Questo significa definire i requisiti oggettivi e soggettivi,
Aggiungo un altro elemento che oggi è necessario. Non si può lasciare il trasporto dei pedoni, cioè dei passeggeri, delle persone che si trovano sul mezzo soccorso, alla organizzazione così sommaria, diciamo, rispetto ai pedoni che ci sono. Bisogna regolamentare non soltanto il trasporto in sicurezza dei mezzi meccanici, intendo, ma bisogna regolamentare bene anche il trasporto delle persone che ci sono, senza dimenticare, perché in fondo se la proiezione, che dicevo prima, se la proiezione di modernità che come Confimea si sta cercando di rappresentare, quando si ragiona in questi termini, bisogna anche considerare, per esempio, che ci sono degli utenti deboli sulla strada, cioè persone con mobilità differente, e quindi bisogna anche questi casi specifici bisogna non trascurare. Quindi vedete che c'è una serie di normazioni che c'è bisogno rispetto a questo. C'è la necessità oggi, che è impellente nell'ambito dei processi di tutela ambientale, il parco auto si sta avviando, si avvierà nel 2035, come abbiamo visto il parco auto sarà solo di veicoli elettrici, oggi il mercato si sta indirizzando verso i veicoli elettrici, di questo poi un'esigenza di questa natura ne parlerà il nostro direttore generale, il dottore Izzi, e dirà l'impegno di ANCSA in questo settore, ma anche questo me ne approprio un pezzettino per dire che anche la differente mobilità impone una normazione nuova. Aggiungo un'esigenza di tariffazione, perché vedete, un'esigenza di tariffazione, cioè attraverso la individuazione di una tariffa minima e una tariffa massima, ha una funzione fondamentale. No, no. Io sono convinto che le liberalizzazioni alla fine, senza una regolamentazione, facciano più male che bene. Perché la regolamentazione minima consente alle imprese del soccorso stradale di sapere che hanno un minimo garantito rispetto al soccorso. Questo significa che, avendo un minimo garantito, non si può creare una concorrenza sleale. Perché dicevamo, ci possono essere operatori che non investono, per esempio, sulla sicurezza dei lavoratori, non investono sulla sicurezza dei mezzi, risparmiano su quello che possono risparmiare e poi possono fare prezzi competitivi, ma non sta bene questa cosa così. E allora, se noi riusciamo a garantire, per evitare che il mercato sia invaso da imprese non in regola, è necessario garantire anche una tariffazione minima. È necessario garantire anche una tariffazione massima, perché vedete, il soccorso stradale si verifica, avviene quando l'utente è in una condizione di difficoltà. Chi si trova in auto con i bambini piccoli, ha un guasto all'auto, vede nel soccorritore stradale quello che è giusto, la sua salvezza, vede la persona che lo può aiutare, vede la persona che lo può sostenere in un momento di difficoltà, e quindi sarebbe disposto a pagare qualsiasi cosa, ma non è giusto che paghi qualsiasi cosa, è giusto che paghi il giusto. E siccome si vuole evitare, in ogni categoria ci possono essere quelli che ne approfittano delle situazioni di bisogno, è bene fissare un limite massimo che stabilisca un tetto che sia a garanzia degli stessi utenti. Quindi torniamo, finisco il giro, e vi siete accorti, ci siamo accorti che il quadro normativo non è in grado di realizzare quei principi informatori che ci siamo detti sopra, e cioè garantire la sicurezza della circolazione stradale. Perché questo quadro normativo, quando ci occupiamo di soccorso stradale, non realizza quell'obiettivo. Allora, il lavoro che bisogna fare qual è? È sempre quello. Noi abbiamo una bellissima Costituzione, le norme sono fatte con dei principi assolutamente condivisibili e di valore.
Il problema è che spesso la realizzazione del quadro normativo poi di caduta non realizza questi principi. Nel sistema del soccorso stradale ci siamo accorti che questo non viene realizzato. Quindi il quadro normativo ha bisogno di un intervento e noi siamo qui per questo. Abbiamo presentato diversi disegni di legge, lo diceva Eleonora, abbiamo presentato diversi disegni di legge, purtroppo la interruzione delle legislature non ci ha consentito di portarla a termine, però il legislatore ha già preso, perché se ci sono stati dei disegni di legge ha già preso cognizione che c'è necessario un intervento. Abbiamo presentato nella scorsa legislatura, nella legislatura precedente, c'è stato presentato un emendamento alle norme che riguardano le modifiche al codice della strada. Oggi pensiamo che sia il tempo giusto e siamo davvero ottimisti che in fondo al percorso arriveremo all'istituzione dell'albo e arriveremo all'istituzione anche per quello che ci riguarda, il pezzettino di mondo che riguarda il soccorso stradale, ad avere una sicurezza in più e quindi a realizzare un po' quei principi di cui abbiamo detto all'inizio. Grazie. Bene. Ringraziamo l'avvocato Altieri per il suo impegno nel percorso e lo invitiamo a fare sempre un percorso, diciamo, tenace e che porti dei risultati che possiamo vivere insieme, visto che lui è un consigliere diciamo, del gruppo, per cui gli impegni che assume deve comunque rispettarli come tutti. Adesso volevo approfittare un attimino per salutare il dottor Davide Bordoni, mi scusi, l'avevo detto prima bene. Allora, il dottor Bordoni diciamo, rappresenta il Ministero dei Trasporti, per cui noi ci agganciamo a lui proprio con una tenacia che non lo molleremo più, perché nel sistema dovrà rappresentare la nostra categoria, dovrà farla evolvere, dovrà togliere sulle nostre spalle quel senso di umiliazione che ci deve considerare delle persone che hanno un'identità, perché ora non siamo nessuno. Ora chiunque compra un carro va lì, spende 2000 euro per uno scatorcio e diventa soccorritore stradale e fa il mio prezzo. E no, non ci sto. Dottore, io le chiedo proprio con il cuore in mano. Noi lavoriamo giorno e notte, dormiamo col telefono sotto il cuscino, non mangiamo quando è ora, mangiamo quando è possibile. La nostra forza deve essere vista, ma deve essere anche curata, perché se noi non siamo curati e non veniamo formati, rischiamo la pelle e la rischiano anche i nostri clienti per come lavoriamo male. Quindi diamo a voi diciamo, questo compito di rappresentarci e di farci onore della nostra attività, perché è il nostro futuro, è il futuro dei nostri figli, è il futuro delle nostre aziende, che non devono morire per nessun motivo, perché quando c'è stata la pandemia noi correvamo e abbiamo soccorso le persone, abbiamo dato un senso a quello che era l'attività e abbiamo soccorso soprattutto le forze dell'ordine e le ambulanze, ma se non c'eravamo noi neanche quello potevamo, neanche quelle camminavano. Quindi se l'autostrada chiude perché c'è un incidente mortale e noi siamo lì a raccogliere i pezzi, se non la riaprono gli incidenti succedono a monte e succedono altre catastrofi. Quindi poi si mette in moto, è vero, la macchina, noi lavoriamo tanto, ma lavoriamo per niente, perché le società di servizio ci stremano. Cioè, loro siamo dei numeri, non siamo delle persone, delle opere che lavorano. E quindi le dico che le parlerò poi in privato, perché forse non posso rappresentare in un minuto adesso quello che voglio dirle, diciamo, di più. Però vorrei che oggi, visto che noi siamo stati comunque supportati da un gruppo, loro, la Confimea è un gruppo datoriale, e il dottor Nardella è il presidente. Quindi noi ci siamo rivolti a un gruppo di lavoro che rappresenta i datori di lavoro, ma sotto
abbiamo tanti dipendenti, quindi ci sono circa 2.000 iscritti in ANCSA, ma poi l'indotto è di circa 50.000 persone che rischiano la vita ogni giorno e che non si sa, non hanno un domani. E io vorrei trovare quel domani attraverso la forza politica. E quindi l'incarico, se lei riesce a recepire da queste poche parole il nostro intento, io la ringrazio infinitamente. E do la parola al dottor Rizzi che ci parlerà di un altro pericolo che cade sulle nostre vite. La Bene. Ringrazio. Allora, il pericolo di cui volevo parlarvi aveva a disposizione 15 minuti, ora secondo il mio orologio ne ho 8. Cercherò di essere telegrafico anche di più. Nuova mobilità, la mobilità elettrica. In Italia crescono i veicoli puramente elettrici, i BEV, e anche quelli ibridi nelle varie coniugazioni che può avere questa elettrificazione, ibridazione del veicolo. Abbiamo quindi davanti a noi un futuro che va verso l'elettrico. Non è mio compito formulare giudizi su questa cosa. Io voglio soltanto evidenziare le nuove esigenze di sicurezza che derivano dalla mobilità elettrica, dalla diffusione della mobilità elettrica. Ci sono delle criticità che derivano dallo sviluppo della criticità elettrica. È qualcosa che dobbiamo affrontare oggi, non è una prospettiva di domani o dopodomani, è una realtà di oggi. I veicoli elettrificati presentano delle caratteristiche diverse da quelli termici. Noi dobbiamo prevedere e affrontare questi rischi, affrontare i rischi derivanti dalla diversità. In Italia che cosa abbiamo al riguardo? In Italia noi abbiamo un vuoto prescrittivo, come diceva anche prima l'avvocato Altieri, enorme. Non possiamo far riferimento a nulla. Quindi il soccorritore stradale su strade ed autostrade, il custode nel deposito non ha regole, non ha obblighi di sicurezza e non ha neanche le necessarie informazioni che dovrebbero fornire con molti particolari le case costruttrici, sia dei veicoli ibridi che dei veicoli elettrici. Prima la nostra Presidente ha parlato, diceva, i nostri dipendenti rischiano la vita. Quali sono i rischi derivanti dalla mobilità elettrica? Sono abbastanza pochi da definire. Rischio di folgorazione, elettrocuzione, rischio di incendio che poi si espande anche alla custodia in deposito. Quindi dobbiamo tenere presente anche che questa corsa al veicolo elettrico, al veicolo alternativo, ha modificato, ha moltiplicato gli schemi costruttivi. Una Tesla non è fatta come una 500 Fiat, una Kia oppure una Hyundai. Ognuno di questi modelli ha una propria logica costruttiva e ha un suo sviluppo, soprattutto in quegli elementi che sono potenzialmente pericolosi sia per il soccorritore sia per il custode. Quindi cercherò di andare molto molto veloce. Il litio è un materiale che si infiamma già ad 80 gradi. Per questo motivo molte delle case costruttrici hanno i pacchi batteria refrigerati, cioè il pacco batteria è in un involucro con un liquido che impedisce di andare oltre una certa temperatura. Ma cosa succede se durante un incidente questo pacco batteria si rompe? Leggo testualmente dalle istruzioni della Fiat 500 elettrificata.
Punto 6. In caso di incendio, utilizzare acqua in quantità oppure lasciare bruciare. Ed ancora, la batteria ad alta tensione è ad alta tensione, la riaccensione è possibile. Vale a dire, noi ci troviamo di fronte a dei fenomeni che sono stati esaminati con estrema attenzione negli Stati Uniti dalla... è un fenomeno che si chiama thermal runaway, cioè fuga valanga termica. È un fenomeno che porta ad un innalzamento progressivo della temperatura dopo l'urto e che non può essere fermato o regolato in nessun modo tranne che con il raffreddamento delle batterie. Non per questo bisogna dire siamo indifesi. No, le difese ci sono, ma le difese vanno individuate. Per esempio, in alcuni paesi dell'Europa settentrionale, e anche in Germania, in Francia, in Olanda, in Svizzera soprattutto, le grosse compagnie, le grosse imprese di soccorso stradale utilizzano dei container, dei contenitori esclusivamente dedicati ai veicoli ibridi ed elettrici. Il veicolo viene infilato nel contenitore, il contenitore in caso di aumento della temperatura viene allagato con acqua. L'acqua è l'unico modo per estinguere gli incendi, acqua in grandissima quantità, e per far abbassare la temperatura dei pacchi batteria. Ora, io non posso entrare nel dettaglio, non ho il tempo. Comunque, una cosa è chiara, è la palissiana. Il soccorritore stradale, il custode giudiziario, a confronto con i problemi della mobilità elettrica, non possono improvvisare. Hanno bisogno di regole, hanno bisogno di informazioni, soprattutto è necessario che tutti i lavoratori delle imprese di soccorso che sono chiamati a intervenire su un veicolo ibrido o elettrico devono essere formati in maniera specifica per quel tipo di intervento, devono poter avere i dispositivi individuali di protezione per quel tipo di intervento. Non si può andare su un disconnettore di alta tensione con i guanti da lavoro, bisogna utilizzare i guanti antifolgorazione. E permettetemi un paragone. Esistono norme tecniche sui motori elettrici, per esempio la CEI 1127, motori elettrici. Bene, il manutentore, il riparatore di motori elettrici, lavora in officina durante l'orario di apertura dell'officina. Il soccorritore invece lavora 24 ore su 24 con qualsiasi tempo, con qualsiasi situazione logistica. E soprattutto talvolta deve anche far presto, perché la sede stradale deve essere liberata. Comunque, che cosa sta facendo l'ANCSA? Io ancora un minuto. Che cosa sta facendo l'ANCSA in tema di mobilità elettrica? La nostra attenzione parte da lontano, dal 2019, quando a Rimini abbiamo incominciato a parlare di questo problema. Poi nel 2021 abbiamo inviato le nostre osservazioni al Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2030, al Parlamento. E soprattutto dal 2022 collaboriamo con il Comitato Elettrotecnico Italiano, il CEI, che è l'ente che rappresenta lo Stato italiano a livello internazionale nei consessi che si occupano di questa materia, e insieme al CEI abbiamo creato il primo corso in Italia in materia di mobilità elettrica, di sicurezza per i lavoratori del soccorso stradale e della custodia giudiziaria. Il primo corso, la prima sessione di questo corso è iniziato la scorsa settimana,
Finirà domani la prima sessione, hanno partecipato 18 imprese con 25 operatori. Un'ultima cosa, nei depositi occorre far spazio perché in caso di veicolo danneggiato ci vogliono metri e metri attorno al veicolo. Ebbene, io mi appello a chi può che sia finalmente risolto un problema, che siano finalmente svuotati i depositi giudiziari dalle migliaia di veicoli bloccati, soprattutto con il sistema SIVES, per delle situazioni solo formali, per delle irregolarità insanabili dal punto di vista formale che condannano questi veicoli alla giacenza eterna. Vi ringrazio. Allora, faccio intervenire il dottor Nardella per alcune delucidazioni anche in merito al contratto collettivo. E la ringrazio, dottore. Allora, sarò telegrafico, perché se il mio collega aveva 8 minuti, io ho 30 secondi. Allora, due cose le devo dire assolutamente. Noi abbiamo già costruito un contratto collettivo nazionale di lavoro che sarà rinnovato, sarà aggiornato al passo coi tempi di oggi, secondo anche le direttive che ci danno sia i nostri ministeri sia l'Europa. Quindi la parte giuridica del soccorritore stradale è già iniziata da lì, inizia già da un contratto collettivo nazionale, dove viene attuato e dove viene elaborato nel territorio. Il soccorritore stradale è una categoria incredibile. Io mi sono fatto un appunto mentre parlava la presidente dell'ANSA, il presidente della Federazione dei Soccorritori, e diceva: la qualità della categoria, un lavoro estenuante di aiuto è fatto di professionalità perché si rischia la vita ad ogni soccorso. Io dico, e qui lo prometto, la Confederazione si muoverà con la Federazione dei Soccorritori su tutti i tavoli, perché ci sarà e dovrà esserci un regolamento che ha annunciato l'avvocato Altieri per dare una forma e non una precarietà a questo tipo di settore. Lavoreremo con la parte politica, ci fermeremo ovunque, ma io posso promettere alla mia amica presidente e al mio amico avvocato Altieri, quindi alla Leonora Testani, all'avvocato Altieri, che Confimea si presenterà su tutti i tavoli per portare a termine questa battaglia che la signora Testani fa da 50 anni, non lei 50 anni, tutta la Confederazione ha 50 anni. Quindi costruiremo l'albo, lo costruiremo e sarà costruito su un regolamento delle competenze. Ci sarà quindi una formazione di competenza per quelli che saranno gli iscritti all'albo. Chi non avrà queste competenze, l'albo non sarà ammesso. Cominciamo a dare una professionalità importante. E se oggi qui, in questo parterre, ci sono tanta gente che forse voi non la conoscete, l'avete vista, eccetera, ma se dovessi presentarli, abbiamo anche la forza dell'ordine, abbiamo il sindacato della Polizia di Stato, seduti qui in questi tavoli. Perché? Perché questa confederazione, questa federazione dei soccorritori è talmente importante per il nostro futuro, per l'Italia e per tutto, che non possono mancare. E sono amici che sono qui e più tardi staremo insieme, parleremo di tutte quelle cose che abbiamo parlato finora. Per cui io faccio un plauso alla Federazione dei Soccorritori Stradali, che all'interno di Confimea è una tra le più attive. Quindi io vi saluto, lascio la parola ancora alla nostra Presidente con un applauso. Grazie.
infinite per l'intervento e volevo un attimino dare la parola al dottor Bordoni perché voglio una promessa verbale, se possibile. Sì, intanto scusate ma ho un po' di mal di gola, male di stagione, insomma sono venuto con l'amico vice sindaco Umberto Capoleone qui intanto ad ascoltare le richieste dell'associazione. Porto il saluto del ministro che ho sentito questa mattina e quindi mi ha detto assolutamente andiamo ad ascoltare quelle che sono le esigenze di questa associazione e quindi chiederò dopo al termine della riunione magari i vostri documenti, i documenti sui quali avete lavorato ed è evidente che è un tema che dobbiamo porre all'attenzione dei nostri uffici, quindi io diciamo mi riservo nelle prossime settimane di convocare una riunione un po' più operativa al Ministero con la direzione generale competente per capire quello che si può mettere in campo da un punto di vista normativo e da un punto di vista delle procedure. Il tema della sicurezza stradale è strategico per quanto riguarda il Ministero, quindi gli stessi operatori devono stare in sicurezza. Credo che bisognerà coinvolgere anche il Ministero del Lavoro perché credo che su questo tema credo che ci sia molto da fare, quindi diamo la disponibilità assolutamente a organizzare questo incontro. Il Ministero sui progetti di educazione stradale sta molto avanti, insomma ce ne sono tanti in vari modi, però insomma qui c'è un riconoscimento specifico ad una categoria che sicuramente fa un lavoro molto delicato, importante, sicuramente fa un lavoro in situazioni di emergenza. Sappiamo quanto purtroppo in Italia il tema degli incidenti stradali siano numeri molto, molto, molto ampi e stiamo cercando in tutti i modi, anche attraverso tutta una serie di revisioni, di limitarlo al massimo. Quindi da questo punto di vista diamo la nostra disponibilità. Io credo che insomma, si possa fare un lavoro insieme e si possa anche poi arrivare al risultato. Quindi questo è l'obiettivo. Coinvolgendo poi non solo la nostra parte politica ma tutte le forze politiche perché credo che sia un argomento assolutamente trasversale e assolutamente utile. Ripeto, insomma, cerchiamo di costruirlo bene, quindi il vostro lavoro di predisposizione di tutta la serie di documentazioni sarà fondamentale. Per quanto mi riguarda inoltrerò questo lavoro agli uffici competenti per poi fare una riunione che sia il più operativa e il più concreta possibile. Diciamo, questo mi sento di dire, insomma vi porto il saluto, ripeto, del Ministro, del Ministero e speriamo sicuramente nei prossimi giorni di organizzare sicuramente tra marzo e aprile un incontro che poi possa intervenire. Credo che oltre alla direzione generale coinvolgerò anche il nostro ufficio legislativo in maniera tale che poi il documento che si va a predisporre sia il più concreto possibile. Grazie. Grazie a lei. Importantissimo questo diciamo primo approccio e ringrazio tutti infinitamente per l'ottima opportunità che abbiamo avuto, chi ha organizzato, chi ha realizzato e ci alziamo perché siamo in ritardo. Grazie a tutti. Grazie.